Salve a tutti cari lettori, benvenuti o bentornati qui sul canale. Oggi con un netto ritardo siamo qui per l'appuntamento dell'autore del mese di maggio, un autore del mese sul quale avevo delle aspettative straordinarie e invece è stato un disastro. Iniziare di scoprire quale autore del mese avevo deciso di omaggiare, ma la cosa è andata veramente male. Vi faccio notare prima di tutto che sono tornata a casa mia, i libri sono qui dietro di me, dunque la prossima settimana vi beccate, non so ancora se in ordine o a pezzettini, il bookshelf tour, dunque non so neanche se sarà un solo video, ma insomma sicuramente ci sarà. Questo perché chiaramente adesso con l'autore del mese non c'è più il top secret come l'anno scorso e dunque posso benissimo mostrarvi i libri che compro o comunque la novità, ecco, le novità presenti nella mia libreria. Dunque, prima però di iniziare con l'autore del mese di maggio, incominciamo a scoprire l'autore del mese di giugno. Io spero comunque che le vostre scelte siano andate meglio delle mie, dunque casomai fatemelo sapere giù nei commenti, ma per l'autore del mese di giugno qui iniziano ad arrivare mesi secondo me molto belli. Tra giugno, luglio, agosto e settembre veramente c'è l'imbarazzo della scelta. Io ho già fatto l'ordine per giugno e luglio, gli autori del mese di giugno e luglio, e sono stata veramente molto combattuta. Alla fine ho comprato 10.000 libri, ma non so ancora quali faranno parte dell'autore del mese, perché secondo me meritano tutti, ma andiamo avanti. Andiamo passo passo. Allora, per quanto riguarda il mese di giugno, festeggiamo i 75 anni dalla nascita della Repubblica Italiana, 125 anni dalla nascita di Italo Balbo, 80 anni da quella di Salvatore Settis, famoso filosofo, 530 anni dalla nascita di Enrico VIII, 100 anni, nonostante tutto, mi verrebbe da dire, insomma, per il duca di Edimburgo, Filippo di Edimburgo, il marito della regina Elisabetta II, morto recentemente, ma comunque festeggiamo i suoi 100 anni, 60 anni di Paolo Bonolis, famoso conduttore che ha scritto recentemente un libro, quindi ecco, ho scelto anche personaggi dei quali in qualche modo è più facile trovare libri, e 220 anni per Carlo Cattaneo. Invece, per le morti, abbiamo i 40 anni della morte di Lino Gaetano, 480 quella di Francesco Pizarro, uno dei famosi conquistadores, e infine 160 anni dalla morte di Cavour, Camillo Benso Conte di Cavour, che io ho letto l'anno scorso, dunque magari vi lascio nelle schede il libro che ho letto io, così magari potete farvi un'idea, ma chiaramente, insomma, siete liberissimi. Ovviamente io non leggerò di nuovo un libro su Cavour. Ma andiamo subito al mese appunto di maggio, un mese di maggio nel quale speravo di poter leggere Il maestro e Margherita di Bulgakov, oppure un testo di Gustave Le Bon, La psicologia delle folle, però fra tutti i personaggi di cui vi ho parlato nel video dello scorso mese, quello che mi ispirava di più era chiaramente Napoleone Bonaparte, del quale festeggiamo i 200 anni. Questo perché? Perché il mio rapporto con Napoleone è sempre stato molto particolare e dunque mi sono detta, se l'obiettivo di questa rubrica è quello di approfittare di eventi storici, anniversari, per cambiare magari il nostro parere su qualcuno o su qualche evento storico, approfittiamone. E dunque oggi siamo qui per parlare della biografia in francese di Luigi Mascilli Migliorini, Napoleone. Edito da Tempus, lo trovate su Amazon a soli 10 euro e devo dire la verità, è una casa editrice francese che ho scoperto da poco tramite altre biografie e mi sembrava buona. Allora, prima di tutto, perché ho scelto la biografia in francese però di un autore italiano? Per una serie di motivi. Prima di tutto perché Luigi Mascilli Migliorini è un professore dell'Università Orientale di Napoli, che è grande studioso di Napoleone, che ha pubblicato numerose biografie su questo personaggio, in particolar modo una delle più belle anche da un punto di vista estetico è quella pubblicata con la Salerno Editrice, che è stata pubblicata mi sembra nel 2000 e qualcosa, ma ripubblicata e ampliata in occasione appunto dell'anniversario, dal prezzo credo siamo tra i 20 e i 30 euro. Di conseguenza mi sono detta, perché ho visto che c'era la versione francese, comunque tascabile, molto più economica, comunque sono 600 pagine, ho detto a parità di pagine perché non prendere questa qui. La scelta era anche dovuta al fatto che, come vi dicevo, non avendo avuto io un buon rapporto con Napoleone fin dall'inizio, avevo un po' paura di buttarmi in una biografia magari di
difficile, non del tutto comprensibile, che mi avrebbe continuato a far odiare il personaggio piuttosto che a farmelo amare. E dunque mi sono detta: Luigi Mascini Migliorini è un autore italiano, dunque mal che vada mi leggo la versione italiana. C'è però la traduzione francese che costa di meno, faccio anche pratica di francese e dunque insomma pensavo di aver preso due piccioni con una fava. In realtà questo libro, almeno per me, si è rivelato una profonda delusione, al punto che non sono neanche riuscita a finirlo, che qui vedete il segnalibro, ma qui ci sono anche delle orecchie alle pagine, perché è stato veramente difficile. Allora, in una prima battuta, quello che ho trovato molto difficile è stato leggere proprio in francese, una cosa che non mi aspettavo, perché ho letto altre biografie scritte da autori francesi che ho trovato piacevolissime, non voglio dire facili da leggere, ma veramente appassionanti, dove il fatto di leggere qualcosa in lingua straniera non mi pesava affatto. Dunque, prima di tutto, difficoltà nella lettura, probabilmente perché era da tantissimo che non leggevo in francese, dunque all'inizio il mio cervello si è dovuto di nuovo abituare. Una volta che si è abituato, questa difficoltà in realtà non è passata, perché ho notato che in qualche modo la versione francese, che però parte da un'edizione italiana, secondo me perde molto quel guizzo, quella leggerezza che in qualche modo comunque dovrebbe avere. Da un lato è infatti un lavoro di ricerca storica encomiabile, vi ho detto sono 600 pagine, di cui però 200 solo di note, dunque il lavoro da questo punto di vista, dal punto di vista storico, storiografico e di ricerca, c'è tutto e va benissimo. Però per me, che volevo sapere qualcosa in più su Napoleone come uomo, come al di là del personaggio storico, ecco, che comunque in un modo o nell'altro noi incrociamo a scuola, purtroppo è una parte che ho trovato carente. Eravamo infatti partiti benissimo, il primo capitolo parla della Corsica, ovviamente il luogo dove lui è nato, la famiglia di Napoleone, vi fa anche comprendere il ruolo della Corsica a metà del 1700, una storia che nessuno di noi considera. Se noi riflettiamo, sì, sappiamo che Napoleone è nato in Corsica, ma poi lo colleghiamo subito alla Francia, non andiamo a pensare il ruolo della Corsica in quegli anni. La Corsica era infatti un'isola che più volte aveva tentato di ribellarsi al dominio comunque francese, ma nel 1769, pochi mesi prima che nasce Napoleone, viene definitivamente sottomessa al controllo francese, ma resterà comunque un luogo di rivoluzionari quasi tutti dei nomi italiani. E infatti lo stesso Napoleone è di origine italiana, il suo nome infatti era Buonaparte, ma nel momento in cui diventa uno dei membri dell'esercito francese decide di trasformarlo in Bonaparte per una questione insomma di comodità di pronuncia per i francesi. Dunque conosciamo il padre, che però muore molto giovane e dunque lascia la famiglia in condizioni economiche disperate, conosciamo la madre, i vari e numerosi fratelli, eccetera, eccetera. Dunque i primi capitoli mi sono sembrati effettivamente interessanti proprio per questo aspetto privato e anche per i primi anni di carriera di Napoleone, che si distingue soprattutto nell'assedio di Tolone. Però a un certo punto questa verve narrativa, come dire, fantastica in qualche modo, quasi romanzesca, mettiamola così, sparisce completamente a vantaggio di una narrazione oggettiva dei fatti. Mi sembrava praticamente di leggere il manuale di storia, dove vi vengono descritte però con un dettaglio, una precisione comunque encomiabile, tutte le battaglie di Napoleone, tutti i trattati che ha fatto, tutte le alleanze che ha rotto, eccetera, eccetera, eccetera. Dunque, praticamente io a un certo punto ero arrivata alla campagna di Russia con molta, molta, molta fatica. A un certo punto ho detto no, io non ce la faccio, cioè se avessi letto Guerra e Pace o La Certosa di Parma, che forse, cosa che probabilmente farò, mi sarei appassionata di più, ecco, ma la biografia mi ha deluso perché secondo me la grande difficoltà è stata nel fatto che è scritta in italiano, è stata tradotta in francese e secondo me su certe cose la traduzione non funziona, perché le frasi sono molto lunghe, piene di termini elaborati, dunque dovete stare sempre comunque col traduttore alla mano. Per quanto io abbia un livello di lettura di francese molto alto, però dovete comunque stare col traduttore alla mano, anche perché comunque sono termini storici particolari. E io non ho trovato Napoleone, cioè io mi sarei aspettata, dopo il suo matrimonio con Josephine, mi sarei aspettata di trovare un po' di più il Napoleone uomo. Nella prima parte vi dico c'è, perché scopriamo cosa gli piaceva leggere, la sua passione per la storia, per l'antichità, eccetera, eccetera, eccetera. Ma a un certo punto, forse, non so se per ragioni storiche, ma emerge troppo il Napoleone
imperatore rispetto a Napoleone uomo. E dunque io ho trovato che a un certo punto più o meno leggevo le cose che già conoscevo su questo personaggio senza scoprire nulla di nuovo. Idem dicasi per la sua seconda moglie, per il figlio, poi lo so, non so il finale perché non l'ho finito, ma francamente non mi interessa tanto sapere come va a finire, ecco, diciamo da un certo punto di vista. Dunque, se vi dovessi consigliare un libro su Napoleone, ecco, magari o vi leggete direttamente la biografia in italiano, a questo punto forse fate meno fatica, oppure leggete qualcosa di un autore già francese, perché credo che abbiano comunque un modo di scrivere completamente diverso. Probabilmente è una cosa che farò anch'io, quella di prendere una biografia francese su un personaggio francese, anche per vedere come viene descritto. Anche però perché ho scelto anche questa italiana? Perché mi aspettavo che ci fossero comunque un occhio al meridione, che a metà o inizio 800 fu interessato dal decennio napoleonico. Dunque mi aspettavo che un autore comunque italiano, laddove poi questa biografia ebbe un premio in Francia, si soffermasse anche sul meridione italiano. Invece passa tutto abbastanza in silenzio, ecco. Oppure, ecco, ripeto, sarà un gusto personale, ma a me francamente non è piaciuta. Dunque vi lascio giù però nell'info box una serie di video, alcuni in francese e soprattutto un documentario di Super Quark dedicato a Napoleone con un giovanissimo Piero e un giovanissimo Alberto, che ho trovato invece appassionante. Cioè, forse se avessi guardato quel documentario all'inizio avrei detto wow, bellissimo, leggiamo il libro, ma sapete che di solito io preferisco sempre fare il contrario, trovare un libro e poi magari vedere dei documentari, perché in qualche modo questo è un canale di libri, quindi io di libri devo parlarvi. Però vi consiglio comunque questi documentari che vi lascio giù in info box, che ho trovato molto interessante, perché è un po' come era accaduto per la biografia di Giuseppe Verdi tramite quel documentario sempre di Super Quark, dove si univa la vita privata di Giuseppe Verdi all'Italia dell'Ottocento. Diciamo che la stessa cosa avviene anche qui. Tramite una ricostruzione in 3D si scoprono luoghi che oggi non esistono più, si scopre appunto il Napoleone non tanto privato, anche qui non c'è tantissimo, però comunque sono cartine, spiegazioni, dati sulla popolazione, cosa significava vivere nell'esercito di Napoleone, eccetera eccetera eccetera, che io ho trovato molto interessante. Dunque, il mio autore del mese, niente, è andato male, molto molto male, non me l'aspettavo da un lato perché, ripeto, avevo un forte pregiudizio su Napoleone un po' dalle scuole, in cui io dicevo com'è possibile che l'Europa dei grandi eserciti arriva a lui e li distrugge tutti. Da un punto di vista di generale, certamente di uomo politico è stato un genio, su questo non abbiamo dubbi, però per me che volevo trovare qualcosa in più dell'essere umano, ho trovato poco. Ripeto, non so se sia un problema di questa biografia, però se voi magari conoscete altre biografie, romanzi su Napoleone che magari posso leggere per avvicinarmi un po' di più, lasciatemeli giù nei commenti e io magari ci darò uno sguardo. Vi ringrazio dunque per essere stati con me, noi ci vediamo prossimamente e ricordatevi che la lettura sia sempre con voi. Ciao!